Segna X al Savini nel recupero della tredicesima di andata, un pari che accontenta e lascia l'amaro in bocca a tutte le due squadre. Gli ospiti perché portano a casa un punto prezioso ma hanno assaporato il gusto del successo. Il Notaresco al contrario perché l'ha pareggiata dopo che i marchigiani l'avevano ribaltata, con i rossoblù che però hanno letteralmente dominato la prima frazione creando occasioni a grappoli e riuscendone a sfruttarle solo una. Rossoblù e Cremisi allungano comunque la propria serie positiva, 9 per i padroni di casa con 5 vittorie e 4 pari, 4 per gli ospiti con 3 successi ed un pareggio. Maglia titolare di nuovo per Olcese e Capitan Speranza del Notaresco che recupera per la panchina Blando. Sul fronte opposto mister Mosconi preferisce Governali a Dupuy in porta ed affida l'attacco a Cicconetti e Severini viste le assenze di Ruci e Padovani infortunati. L'altro ex di giornata, Minella, si accomoda in panchina. La squadra di mister Epifani ha un ottimo approccio all'incontro e dal settimo passa. Palumbo, particolarmente ispirato, recupera la palla e l'appoggia a Banegas. Assist con il contagiri per Olcese, il cui diagonale si insacca dopo un bacino al palo. 1-0 e prima rete rossoblù per l'attaccante argentino. I padroni di casa controllano senza correre pericoli, anche se i marchigiani si fanno apprezzare per una manovra ben organizzata. Passano alcuni minuti prima di segnare occasioni sul taccuino, al 35esimo è un superlativo intervento di Governali a negare la gioia della marcatura a Frulla. E lo stesso estremo ospite si ripete sulla battuta di Olcese 2 giri di lancette più tardi. Notaresco che non sfrutta a dovere neanche un rilancio errato da parte dello stesso portiere qualche secondo più tardi, con Palumbo che non riesce a calibrare correttamente. La prima frazione è un monologo da parte degli uomini del presidente Di Giovanni, che al 40esimo con Marchionni non riescono ancora una volta a sfruttare un disimpegno di Governali, conclusione alta. Ma la palla gol più clamorosa arriva in chiusura di tempo, nel corso del primo ed unico minuto di recupero, quando sugli sviluppi di una punizione la sponda di Gallo favorisce l'inserimento di Palumbo, una sorta di rigore in movimento per il numero 77 che però non trova lo specchio della porta. Con il montaggio da parte di Fabio Fedeli passiamo al secondo tempo, dove si assiste a tutta un'altra partita. Rossoblù gelati al terzo dal pari, quasi inaspettato del Tolentino, alla prima sortita offensiva. Tutto nasce da una rimessa laterale lunga, in area il tocco decisivo di Laborì, che così come l'anno passato segna al Savini. Indecisione della retroguardia di casa, orfana di Capitan Speranza, toccato duro dalla fine della prima frazione. La squadra di Epifani è colpita da un punto di vista mentale, anche se al sesto i Cremisi restano in 10. Il fallo a centrocampo di Tizzi viene punito con il secondo giallo dal fischietto calabrese, episodio che però invece di galvanizzare il Notaresco finisce per esaltare gli ospiti. Al 21esimo Tortelli mette i brividi ai presenti con un colpo di testa che finisce fuori di poco, mentre al 27esimo il neentrato Minella con il classico gol dell'ex ribalta il punteggio con un tocco ravvicinato dopo il tentativo di Zrancheon. L'ingresso in campo di Cancelli porta un po' di verve ai padroni di casa che al 39esimo trovano la parità con un vero e proprio gioiello balistico di Banegas, punizione dai 25 metri che si infila sotto la traversa non lasciando scampo a Governali. E sfiorano il tris sempre con Banegas neanche un minuto più tardi con palla che lambisce il palo alla sinistra di Governali. Forcing finale del Notaresco ma il punteggio non muta più ed alla fine è 2-2 con un punto per parte.